credo, questo che ci ha detto, rende davvero anche molto più in pace la nostra vita. Avete presente quel brano di Giussani che ha citato anche gli esercizi carrotti, che nella nostra vita quotidiana è una compagnia straordinaria, quando dice lentamente accade questo, e poi aggiunge ma grazie a Dio lentamente accade questo. E certo, aggiunge poi di, perché se fosse tutto di colpo il giorno dopo avresti il dubbio, è vero o non è vero, l'ho sognato o non l'ho sognato, è una mia, come si dice, è una mia fantasia, un mio pensiero. No, ma se è lentamente, e dove anche quel lentamente, pensate un bambino, com'è che cresce nella certezza del bene che gli vuole la mamma e il papà? Non perché il papà e la mamma gli rompono i coglioni tutti i giorni, ogni tanto li sento, vuoi bene a tuo papà, vuoi bene a tua mamma, lasciami giocare, cresce nella convivenza quotidiana del mangiare, del bere, del dormire, del guardarsi, del picchiarsi, del fare i capricci, cresce così. Per cui questo lentamente, e grazie a Dio lentamente, la vita, allora anche questo è un'altra roba, la vita perché c'è? Perché siamo qui oggi? Certo, siamo qui perché Dio ci ha dato la grazia di avere 1.000 euro, perché tanti non, un po' di più, gli altri non li hanno, magari avrebbero, cioè, per tanti motivi, perché abbiamo detto, ma siamo ci siamo svegliati stamattina, perché questo lentamente Dio mi dà ancora la possibilità anche oggi. Allora una tenerezza, piantiamola di romperci i maroni anche noi, ma io non sono ancora, pedala! Ma è straordinario allora, non è, mi viene in mente, se, anche perché questi giorni abbiamo visto cosa vuol dire dalla Galilea venire a Gerusalemme, attraversare quel deserto che abbiamo visto ieri, stupendo, che no, che comunque, soprattutto con i bambini o con i rompivalle,